Trasferta insidiosa quella dell'Alberto De Cristoforo per la rosa biancoverde di Mister Pazienza nel derby a Giugliano, che viene dalla sconfitta interna con il Benevento dopo essere passata in vantaggio con una bella rete di Balbo. I lupi vogliono continuare la serie positiva di 7 turni con 3 vittorie al Partenio Lombardi e 4 pareggi esterni. La compagine erpina ha il migliore rendimento esterno in campionato con 31 punti realizzati e anche il migliore attacco con 48 reti. L'Avellino vorrà cancellare la brutta sconfitta subita dalle Tigri giallo-blu nel girone d'andata con il risultato di 1-3. Terzo derby della storia tra le due compagini campane che si giocherà sabato 23 marzo alle ore 17.30 allo stadio De Cristoforo. Il primo risale agli inizi degli anni 50, la gara fu vinta dagli avellinesi per 3-2, che chiusero il primo tempo 3-0. Nella ripresa i padroni di casa con una doppietta di De Cristoforo ridussero lo svantaggio e nel finale sfiorarono anche il pareggio. Il secondo si è disputato nella scorsa stagione ed esattamente il 15 marzo 2023 allo stadio Partenio Lombardi di Avellino, dove il Giugliano ha disputato tutte le gare casalinghe per l'indisponibilità del De Cristoforo. I lupi irpini vinsero 2-4, decisive le reti di Auriletto, Matera, Trotta e Tuncara, nel mezzo i gol di Felipe su rigore e Scognamiglio nel finale. Al seguito dei biancoverdi nel settore ospiti ci saranno 500 ultra, che si aggiungeranno a quelli del Giugliano, 1000 nei distinti e 1500 in tribuna. Sarà una partita sentita, specialmente per i punti in palio, che valgono posizioni importanti per la griglia play-off.